Io non so se amministra un comune. E chi lo sa? L'ignoranza non impedisce nulla. Abbiamo sufficienti esempi che lo provano. Ecco, ci serve un uomo coraggioso. Un uomo d'onore che ci porti in salvo quando ci sentiamo smarriti. Un uomo come te, Ramiro. Davvero? Parlate sul serio? Sono serissimo, non mi viene in mente nessuno più adatto di te per condurre questo paese. Provateci, zio, che avete da perdere? Alle brutte avete sempre un'avventura in più da raccontare davanti a un bicchiere di vino. Caspita, non avevo mai pensato a candidarmi, ma se ne siete convinti. Affare fatto, abbiamo un nuovo candidato. Ma io non ho ancora dato il mio consenso. Onesimo, Onesimo. Thank you.
parenti di vittime decedute all'interno dell'ospedale. Sono andati infatti dai carabinieri per avere chiarezza. Ho sentito Cazzariga parlare ad alta voce di un paziente agonizzante e dire con lui applichiamo il protocollo Cazzariga. Il sospetto di alcuni complici all'interno dell'ospedale, persone che conoscevano il protocollo Cazzariga ma che non avrebbero fatto denuncia. Il protocollo consisterebbe nella somministrazione di oppiacei e benzodiazepine per accelerare il processo emotivo verso la morte. Aveva questo delirio di onnipotenza, cioè era andato fuori di testa. Non sei ancora morta, morirai di cancro all'utero, tu qui hai vita breve. Alte dosi di farmaci date a pazienti fragili. Tu ne vali, no? Abbiamo mandato la comunicazione a due organi di stampa
è stato sostanzialmente dettato da questo aspetto. Non è assolutamente vero che oggi il coronavirus la signora anche con gli altri dei propri colleghi di lavoro. Ma vedi, molto gestivo solo qua, non è vero. Beh, meno male, io vado a leggere questa lettera. Scrivo questa lettera per spiegare perché sì, questa lettera. In primo luogo per il profondo rispetto delle vittime di questa tragedia, al fine di non spettacolarizzare la questione. Inoltre per evitare il rischio di un altro ostacolare delle immagini che sono in corso. In tal senso è giusto ed anche doveroso che i processi possano svolgersi negli altri. Noi ci pensiamo che sia assolutamente giusto. Giustizia su un punto privo di fondamento come ad esempio l'ipotesi